CBSN News, le principali notizie dal centro della Puglia. La buona giornata ancora da Radio CBSN e Mezzogiorno, il nostro notiziario locale. 52 annunci di lavoro per 138 figure professionali è il dato registrato nella settimana dall'1 al 7 marzo relativamente alla ricerca di personale nell'ambito territoriale di Brindisi. Le offerte sono consultabili sul sito Lavoro per te Puglia. Le opportunità di impiego all'estero sono anche numerose, soprattutto nel settore alberghiero e della ristorazione. Per qualunque supporto ed informazione rivolgersi agli operatori di ARPA La Puglia nei tre centri per l'impiego di Brindisi, Francavilla Fontana ed Ostuni. Domenica 3 marzo alle ore 9.30 nel Teatro Comunale di Mesagne si svolgerà il convegno verso la candidatura UNESCO promosso da 16 Lions Club di varie città delle province di Brindisi, Lecce e Taranto, uniti tra loro dal patto di amicizia denominato Salento Patrimonio dell'UNESCO. Il convegno organizzato dai Lions Club di Nardò e Mesagne ha lo scopo di promuovere la candidatura di alcune peculiarità uniche al mondo del territorio salentino. Qualificati relatori tratteranno argomenti che metteranno in evidenza le ricchezze appunto del territorio. E sempre domenica 3 marzo a partire dalle ore 9 piazza Leonardo Leo a San Vito dei Normanni si trasformerà in un luogo di incontro, gusto e conoscenza in compagnia degli espositori che faranno conoscere i loro prodotti dalle farine ai formaggi, dal miele alla pasta fresca, dalle conserve allo zafferano fino ad arrivare all'olio e al pomodoro ed ancora i presidi slow food come il capocollo di Martina, i pomodori regina di Torre Canne, il pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto, il confetto riccio di Francavilla Fontana, oltre a produttori del presidio slow food degli ulivi secolari. E c'è poi anche la novità di Antigua, il mercatino del vintage e dell'antiquariato che per l'occasione cambia location passando dal consueto appuntamento di Ex Fadda al centro della città. Previsto anche un laboratorio per i bambini. Chiude stasera a San Michele Salentino la 10ª edizione della Settimana della Cultura organizzata dal parroco della chiesa di San Michele Arcangelo Don Toni Falcone. Ultimo appuntamento alle 19 sempre nell'oratorio parrocchiale con Antonio Panico, tenente dei carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, che parlerà sul tema la dipendenza dalle droghe, i percorsi formativi. Sarà presentata sabato 2 marzo alle ore 11.30 presso la pasticceria Emalù di via Brindisi a San Vito Teresina, la colomba di Don Leonardo. Intanto, sempre sabato 2 marzo, per la rassegna Talenti all'organo del 2024, nell'ambito del Barocco Festival Leonardo Leo a Brindisi, nella chiesa di San Vito Martire, terzo appuntamento alle ore 19.30 con all'organo la potentina Marta Lagala. Chiudiamo con una notizia di sport: il carovignese Paolo Monna vince il campionato europeo di pistola 10 metri e prenota il pass per i giochi olimpici di Parigi 2024. Monna è allenato dal brigadiere capo del nord della compagnia di San Vito dei Normanni Massimo Minutoli, già campione regionale e nazionale di tiro a segno. Dal 2016 Monna fa parte del gruppo dell'Arma dei Carabinieri. Ed è tutto per questa edizione di Mezzogiorno. Vi do appuntamento naturalmente alle altre notizie locali questa sera alle ore 20. A tutti grazie da Piero Vasta che ha condotto in studio e da Antonio Semeraro che ha curato la parte tecnica. A tutti buon pomeriggio. Resta aggiornato sulle news dalla Puglia. Segui a pugliawebtv.it.